Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, quello che vi parla è SimoDan2000. E oggi ragazzi siamo tornati su Uncharted 2, il covo dei ladri, per il dodicesimo episodio della nostra fantastica serie. Ragazzi, come in ogni episodio, vi invito sempre a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Inoltre ragazzi, vi invito anche ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, a lasciare un bel commento e soprattutto a condividere il video. Sono cose che già sapete perfettamente, però è sempre bene ricordare. Detto ciò, a questo punto ragazzi direi che possiamo continuare la nostra avventura insieme a Nathan Drake e iniziare questo dodicesimo episodio qui su Uncharted 2. Let's go! Dunque ragazzi, se vi ricordate, nell'ultimo episodio ci siamo lasciati qui, ovvero siamo alla ricerca di Chloe per riuscire a salvarla, siccome l'hanno portata su questo treno, e in questo momento ci troviamo all'interno di queste gallerie. Perché nell'ultimo episodio ricordate perfettamente che eravamo inseguiti dall'ennesimo elicottero super invincibile, resistente, immortale, sapete perfettamente. E siamo riusciti a scampare a questo pericolo più o meno. Ah, ecco, già è arrivato uno, perfetto. Ora dobbiamo assolutamente proseguire e riuscire a trovare Crew. Anche se più che altro la nostra speranza è anche quella di riuscire a trovare tutta la roba che Lazarevic ci ha appunto. Oh, non siamo riusciti a prendere, ok, allora facciamo così. Olè! Tutta la roba appunto che Lazarevic ci ha fottuto, ci ha fregati, ovvero il manufatto per appunto il tempio che abbiamo utilizzato e anche la mappa. Quindi la priorità per adesso però è salvare Clue. Andiamo avanti. Voi non mi vedete, bravissimi ragazzi, adesso vi faccio fuori io con un colpo solo, guardate. E uno, e due. Adios. Questo potrebbe servirmi, però per adesso tengo il fucile, dai. Andiamo. Perfetto. Oh cazzarola. Stanno. Ah no, mi sa che allora a questo punto mi servirebbe il fucilozzo. Riusciamo a tornare lì, vediamo un po'. Allora, se lo sapevo, lo prendevo prima il fucilozzo. Allora, aspetta un attimo. Ok, forse qui riesco a salire, perfetto. Vai. Bene. Vai con il nostro fucile Dragon Balls. Vediamo un po', riesco a prenderli. Controlliamo. È uno. Dalle, non vi muovete. Fatto questo cretino, non riesco a beccarlo. Perfetto, beccato. Per adesso andiamo allora il fucile Dragon, ragazzi. Cioè, il fucile da cecchino. Andiamo avanti. Perfetto. Allora, no, per adesso andiamo questo e anche la parola. La parola, la pistola one shot. Chi è salito qua, mo? Non dovevi salire tu. Anche tu? Oh, cazzarola. Tieni in tempo. Un'altra volta queste cose dobbiamo cercare di evitarle. Ok, vai. Aspetta, però forse possiamo andare da qua dentro. Oh, cazzarola. E voi cosa ci fate qui? E vabbè. Non è una buona idea allora andare verso il basso. Proseguiamo verso l'alto. Ok, vai. No, però che palle. Ma quanti ne siete? Vabbè, si ripensa. Ah, salto sono forse. Vabbè. Abbiamo iniziato un po' malino. D'accordo, va bene, d'accordo, d'accordo. Senti, voi avete già leggermente rotto, quindi dovete andare bene un po'. Ma che sei mortale, ma che. Allora. Ecco, vai. E già non ho più munizioni per questa pistola, quindi se tu hai qualcosa da darmi. Che stai facendo, Nate? Per cortesia, non fare scherzi. Attento a questi che stanno qua dentro stavolta, ti supero così, va. Ecco. Così è eccellente. Vai. Adesso scappa. Forza, muoviti, muoviti, muoviti. Sì, ecco, ecco, è lui, è lui. Vai, apri, forza. E te pariva. Però aspetta un attimo. Se però facesse così, tipo. Nate, ti volevo dire. Non ce la faccio più. Credetemi, a volte non ce la faccio con questi nemici. Guarda. Ma che ca. No, vabbè, nia. No, no. Come ha fatto quella granata a prendermi anche da. Vabbè. Ho calcolato male io i tempi, vabbè. Allora, Nate, devi aprire sto cazzo di lucchetto. Riesci. No, perché sto cazzo di treno si muove, guarda, guarda. Oh. Alleluia. Ecco qua, finalmente. Dimmi che non c'è nessuno qui dentro, ti prego. Qua sono delle armi e non mi piace questa cosa. Vuol dire che tra poco incontrerò qualcuno di pericoloso. Un tesoro? Vieni, eh. E te parif. Possiamo passare tipo per. No, secondo me andare verso l'alto a questo punto. Vediamo. Posso andare verso l'alto? No.
trovare per forza qua l'altro passaggio. Beh, potremmo tipo fare così, ecco. Vai, sali. Eccellente. Oh, finalmente siamo arrivati qui, ecco, nel punto dove volevo io. Seguitelo! E qui, ragazzi, come ho detto nell'altro episodio, ci stiamo avvicinando appunto alla parte in cui a inizio gioco Nate era distrutto insieme al treno tra le montagne di neve. Ecco, siamo arrivati, vedete? Sì, però attento. Oh, calma, calma. Oh. Ecco qua, è un giubbotto, ma siamo morti, perfetto. Cioè, fanno iniziare con quello che già mi ha ucciso, va bene, ho capito. Dovresti crepare per cortesia, capisci? È ancora qui, vabbè. Ma crepa, ma perché non crepa questo? Vabbè, va bene, d'accordo. Comunque vi dico che sto per sbloccare, lo dico, manca poco. Ecco, facciamo così, va. Maledizione! Allora. Comunque, come stavo dicendo, prima che mi interrompo un'altra volta, stiamo arrivando appunto alla parte di inizio gioco dove stiamo avvicinando alle montagne innevate. Io già avevo previsto questa cosa dal fatto che siamo saliti su questo treno. Allora, vai. Va bene. D'accordo. Penso che in questo episodio sto facendo il record di morti. Non ho mai fatto così tanti in un singolo episodio, vabbè. D'accordo. Però meglio non dire nulla, altrimenti qui se sbrocco YouTube potrebbe censurarmi qualcosa. Quindi meglio. Cioè così va. Granata, ti piace la granata? Ti piace la granata? Ti piace? Ti piace anche un po' di piombo, che dici? Ecco. Faccio così va. Allora. Adesso. Ecco. Va. E siete crepati. Io te volevo, ecco, te volevo. Te volevo. Finalmente. Riesci a prenderlo? Ah, le luci. Sta granata la siete lanciati da soli, vabbè. Ah, la pistola a pompa, quello che volevo. Dai, subito, subito. Però aspetta, stavolta meglio usare questa, un po' per distanza. Ricarica un po'. Sento la granata, perfetto. Però c'è Nate veramente per te salute in un modo troppo rapido, mamma mia. Ma che dici, vorresti crepare? No, ecco, ho fatto sempre tutte le munizioni, però va bene, va bene. Vedo che sei un po' immortale, però. Ecco, già sono quasi morto. Io vorrei sapere le armi che hanno quelli per farmi fuori così rapidamente, però ok, va bene. No, non me la lanci. Me l'ha lanciata. Però aspetta, dovremmo essere abbastanza sicuro. Alleluia, alleluia, alleluia. Vai. Perfetto. Tra poco dovrebbe esserci quel famoso disastro ferroviario che abbiamo visto all'inizio del gioco. Infatti, sto sentendo anche questa cosa. Fatelo fuori! No, ancora, mamma mia. No. Tu no, eh. No, uno di quei mutanti. Infatti, sono proprio dei mutanti. Aspettiamo un po' di coprirci così. Vai. Oh, cazzarola. Mamma mia, come lo facciamo pure a questo, no? Vabbè. Cioè, ci vorrà un'eternità, tipo. Però aspetta, se tipo facessi così, sparassi queste cose. Oh, calma! Mamma mia. Ecco, questo volevo fare, appunto. Perché è impossibile distruggerlo con delle semplici armi, quello. È ultra... overpower. Quello. Ecco, questo volevo fare. Ci vediamo, idiota, veramente. Addio. Vai con l'elicottero! No, vabbè, ho capito. Ah, però quello è il manufatto. Avete visto, ragazzi? Il manufatto che ci ha preso la Zarevich. E ci siamo proprio con l'elicottero, bene. Sapete cosa? Ci scappo proprio, va. Però devi scappare di là, razza di idiota. Devi scappare. Muoviti. E anche io li sto odiando, guarda. Muoviti, scappa, 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 scappa. Avanti. Ok. Perfetto. Dov'è quello che ci ha inviato l'elicottero là col manufatto? Che ci ha fottuto pure. Promettiamo la faccia ad abbattere un Lo vorrei capire anche elicottero! io. Però aspetta. Ecco, forse abbiamo trovato la risposta. Fuoco contro fuoco! Oh sì. Mo sì. Adesso voglio vedere proprio come te la cavi. Ora sì che ragioniamo. Adesso scappi, Avanti, avanti, avanti. E vuoi crepare, mamma mia. Riesci a ferirmi anche di sotto. Che altro è successo mo qua?
Ah, alleluia, abbiamo distrutto, dimmi di sì. Ma che cazzo? D'accordo, va bene, va bene. E giustamente il gioco deve farmi ripartire qui dove praticamente sto per morire, è giusto, è giustissimo. Giustissimo, giustissimo, proprio. Comunque questo gioco ha la capacità di farmi vedere gli elicotteri, guarda. Che non è che io abbia proprio la passione per gli aerei, elicotteri, cose, però va bene. Come devo sparare ai razzi che mi lancia? Tipo così. Così, devo fare così. Capito. Vai, spara, spara a tutti questi razzi, muoviti. Ok, bene. Ma se quello si allontana così, come cazzo faccio? Riflettiti. Oh, questo non mi colpiva qua. Dove sta l'elicottero? Ah, sono riuscito a ferirlo gravemente qui, bene. Avanti, ok. Che dici di crepare? O cazzarola? Prossimo colpo mi sa che sono fritto, A crepare no, non l'elicottero no, Cioè, neanche se lo sto colpendo perché è talmente lontano. Alleluia. Vi prego, non fatemi più vedere un elicottero, vi prego, vi supplico. Ma veramente, guarda, ecco, vabbè. Io in gioco non capisco chi mi fa ripartire sempre con questi che ci mi sparano. Non ho ancora la copertura, però vabbè. Cioè, io non mai capisco sta cosa. Ok, te eliminato. Ecco, attenzione, la granata poi proprio. Ecco fatto, imbecilli. Però si avvicina, No, 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 col cavolo proprio. Bene. È il fucile, Capita, va, crepa, una volta per tutto, mamma mia. Ma quando finisce sto treno, mamma mia, ecco. Diamoci un po' di armi, rendiamoci potenti. Ecco qua. Allora. Appunto. Oh, cazzarola. Ah, è quello che tiene... Non crederai di fermarmi. Deve essere tu quello che... Ma... Vabbè. Devi essere tu quello là che hai il manufatto, credo. Beh, ho capito, questo è il più immortale di tutti, ho capito, d'accordo. Avanti, forza! Vai così, bravissimo. Aspetta un attimo, ok. Vai, vai, forza! Ma c'è lo sto colpendo la testa, non muore, vabbè. È immortale, vabbè, ho capito. Vai, vai, forza. Ok. Vai. Bravissimo. Così. Ancora. Bravissimo, vai Nate. Eccellente, alleluia. Ah. Bene. Riprendiamo il manufatto. Questo ce l'aveva preso in... Questo era immortale, mamma mia. Questa è mia carogna. Non ci credo. Beh, è immortale questo, ho capito, è super immortale. Eccoti finalmente. Mi hai salvato ancora. Tutto bene? Giù dal treno, Nate. Cosa stai dicendo? Hai idea di ciò che ho passato? Io non ho mai preteso le tue gesta eroiche. Chloe, dai, non c'è tempo per questo. Esatto, quindi giù dal treno, finché sei in tempo. E ti lascio a quelli. Hai fatto la tua scelta. Che cosa avrei dovuto fare? Avresti potuto proteggermi. Ma ti ho protetto. Come potevi farlo con quei due sulle spalle? Auguri con Flynn. Che bella coppia. Non posso credere. No. No. A volte bisogna tagliare corto. Beh, il tuo umorismo? Non fai nessuna battuta? No. No. Non credo proprio. Fermo, lascialo andare. Fermatelo per sempre. Ma questo è pazzo. E comunque qui ragazzi siamo arrivati appunto alla parte in cui resto dovrebbe esserci appunto il treno distrutto. Sì, infatti Nate era ferito lì in quella parte, era ferito. È tutto col sangue.
la spacca. Ah, ecco il disastro ferroviario. E adesso dovrebbe cadere tutto. Sì, però c'è, che cazzo, il club, abbiamo fatto tutto questo per salvarti tu e poi te ne vai con Flynn. Vabbè. Che assurda sta cosa. Ed eccoci qui, ragazzi. Disastro ferroviario. Cavolo, vabbè. Eccoci qui, ragazzi, dove il gioco era iniziato. Tutto dai, procede come... Vai, Leroy. Salva Claw. E più che altro adesso... Vabbè, io adesso so cosa dovrei fare, più o meno, dovrei ricordare. Perché è la stessa cosa che dobbiamo fare abbiamo fatto all'inizio, ecco. Anche se però, cioè, tu dici salva Claw, ma io direi più che altro, Nick, salva te stesso. Cosa ne pensi? Che sei in punto di morte. Vai. Ok, però ora tutto torna, perché all'inizio quando abbiamo iniziato la serie, ragazzi, ci domandavamo il perché appunto Nate fosse in quello stato, e adesso, cioè, lo sappiamo, ora tutto torna. Aspetta, adesso dove dobbiamo andare? Qua non posso salire. Ecco. Ecco appunto che sta cadendo tutto, sta crollando. È meglio se lasciavo perdere. Secondo me sì, Nate, era molto meglio. Vai. Perfetto. Ok, andiamo un altro po'. Benissimo. Cazzarola. Però, cioè, è uno spettacolo come è avvenuto. Praticamente è stato Nate che ha causato tutto ciò, sparando a quei serbatoi di propano. Vedi che facendo l'eroe succede questo. Osservate. Addio a tutti, vedete? Beh, comunque, se non mi vedete sorpreso è perché, ragazzi, è... Cioè, già sappiamo adesso cosa succede, che tipo questo il treno cade, perché, appunto, è quello che è accaduto all'inizio del gioco. Non li fanno più come una volta. Vero. Cioè, anche se però, quando hanno sparato a Nate, cioè, io ho pensato che in realtà fosse... Oh, cazzarola. Merda. Pensavo che fosse stata Claw a spararlo, perché lei che aveva la pistola in mano. Poi è arrivato appunto Corelli Flynn che... Cioè, se lo trovo, è finito. Mentre lo sto odiando. Tutto questo mi hanno fatto, sembra riusciti a prenderlo. Cioè, credo di sì, no? Abbiamo preso. Oh, cazzarola. Vai, perfetto. Ok. Benissimo, vai, ci siamo quasi. E soprattutto adesso che sei tutto in questo stato. Vai, ok. Infatti non lo è. Guardate là che disastro. Però adesso, cioè, io so cosa accadrà adesso, credo che cadrà tutto. E più in avanti dovrebbero arrivare anche gli uomini di Lazarevic a darci la caccia, come è successo all'inizio. Vai, salta. Oh, appena in tempo. Mamma mia. Ecco. Esattamente come è successo all'inizio. Ora dovremo trovare il manufatto. Tutto quanto l'ho distrutto. Sì, perché l'abbiamo preso da quella guardia lì. Eccolo qui. Infatti noi ci eravamo fermati qui. Ora non so cosa succederà più in avanti. Cioè, arrivano gli uomini di Lazarevic. Però poi dopo, ecco, qui appunto mi interessa. Vorrei sapere cosa succederà. Ecco, appunto, sono ancora vivi questi, bene. Anzi, male. Ci siamo. Uno contro tutti, bene. Ok, comunque, ragazzi, ok, quindi i uomini di Lazarevic ci stanno dando appunto la caccia. Però questo episodio è davvero... Questo episodio è stato davvero incredibile e adesso finalmente sappiamo perché Nate era tutto in quello stato. Però, ragazzi, direi che questo episodio numero 12 di Uncharted 2 può concludersi qui.
Se vi è piaciuto ovviamente l'episodio, ragazzi, vi ricordo come al solito di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e soprattutto, ragazzi, mi raccomando, condividete il video. Conto soprattutto sul vostro supporto, mi raccomando. Anche perché adesso finalmente ci interessa sapere cosa accadrà dopo. Perché ed è qui che ci siamo fermati all'inizio del gioco con tutti questi flashback. Quindi da qui che dovremo stare molto più attenti. E poi dovremo scoprire anche Clue che fine ha fatto insieme a Terry Flynn. Vabbè, Lazar vicino anche lo contiamo perché quello è il boss proprio. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi, alla prossima!